Le precauzioni da prendere in gravidanza sono importanti perché vi proteggono da un'infezione che, come sappiamo, nella maggior parte dei casi non comporta sintomi particolari, ma comporta complessità organizzative e qualche volta la necessità di intervenire anche sulla malattia. E quindi quello che ormai tutti sappiamo, sono passati mesi, le mascherine, il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale. Ora, queste cose sembrano semplici, vanno applicate con grande attenzione. Le mascherine sono usa e getta, quindi non riciclate, non tenete la mascherina in tasca, rimettetela più volte, ma mascherine chirurgiche vanno bene, le utilizzate, le togliete da dietro in avanti e le gettate. Evitate di toccare la mascherina e poi torcarvi gli occhi o il naso o la bocca o quant'altro. Questo è importante. L'importante non è soltanto, diciamo, una sorta di invenzione, ma è proprio dimostrato, c'è un bellissimo studio su 400.000 bambini negli Stati Uniti e sono stati monitorati con il distanziamento sociale, le mascherine e il lavaggio delle mani e si è visto che le infezioni virali si sono ridotte di circa il 70%. Quindi diciamo che anche nei bambini, no, c'è la prova che certi comportamenti proteggono in larga misura dalla trasmissione dei virus che si trasmettono per via aerea. Quindi la mascherina è importante se usata bene. Un'altra cosa che abbiamo imparato ed è importante ricordare è che il 95% delle persone positive, quindi anche delle donne in gravidanza positive, sono del tutto asintomatiche. E quindi solo una piccola parte può sviluppare poi forme diverse di gravità di questa malattia. Chi sono queste persone? Sono solo persone sfortunate o ci sono delle condizioni particolari? Ecco, quello che noi sappiamo è che di regola ci sono condizioni di rischio, come si dice in termine medico, di comorbidità, che fanno sì che l'infezione diventi anche malattia. Queste sono l'obesità, l'ipertensione, il diabete, o alcune malattie importanti del sistema immunitario endocrino che non sto a dire in termini medici, ma che per fortuna sono rarissime. Quindi di regola potete vivere serenamente la vostra gravidanza se non avete uno di questi fattori di rischio, utilizzando i presidi che abbiamo altrimenti descritto in queste brevi note. Ecco, è importante naturalmente se siete in una di queste condizioni di rischio. Oggi forse posticipare il concepimento. Se non avete queste condizioni di rischio, non è assolutamente necessario posticipare il concepimento. Se avete deciso di sviluppare la vostra famiglia o di iniziarla, perfetto, qualunque momento può andare bene. I rischi per la donna in gravidanza, per fortuna, sono molto bassi se non ci sono, come abbiamo detto, delle comorbidità, cioè delle condizioni patologiche che fanno sì che il virus possa essere più aggressivo e determinare lo stato di malattia. Quindi normalmente potete vivere serenamente la vostra gravidanza. Una precauzione in più che oggi possiamo dare, che emerge da un bellissimo lavoro fatto all'Università di Harvard, dalla biologia molecolare, è che il virus, cioè le famose spine, spike del virus, si attaccano ai recettori del polmone quando sono legati a molecole di zucchero, di glucosio. Quindi una cosa assolutamente da evitare in gravidanza sono i picchi iperglicemici, quindi da evitare i gelati, le bevande zuccherate gasate, i dolci e quant'altro possa favorire, nel caso in cui in quel momento vi arriva una carica virale, avete la glicemia molto alta, il virus diventa più aggressivo. In generale in gravidanza lo zucchero non va usato, ma in modo particolare in questo momento è una precauzione in più che sicuramente potete prendere. Il bambino. Sappiamo ormai da migliaia di casi che il passaggio transplacentare è molto raro, forse nell'ordine dell'1%, meno di un caso su 100, due casi su 100, e anche qua le condizioni del bambino raramente sono significative. Di solito semplicemente dobbiamo tenere il bambino in condizioni particolari, isolato, proprio perché non infetti gli altri bambini. L'importante è l'allattamento. Se siete positive e non avete sintomi o sintomi modesti, l'allattamento al seno per il bambino è importante perché in quel momento voi gli state passando anche gli anticorpi per proteggerlo dal virus. Quindi questo è importante da ricordare ed è quello che facciamo di regola in tutti i reparti,
come si dice, Covid. Quando parliamo di reparti Covid dovete intendere dei percorsi che sono completamente separati dai normali percorsi di accoglienza del travaglio del parto, proprio per evitare che ci sia il rischio di commistione e di infezione casuale proprio in ospedale, che invece dovrebbe essere, come è, il luogo più sicuro. La gravidanza, in termine tecnico si dice, è una condizione in cui le visite e i controlli sono tempo dipendenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che non posso dire no, signora, guardi, torni fra 4 mesi quando la pandemia in primavera sarà finita. E quindi tutti gli ambulatori, i consultori sono aperti a controlli normali in gravidanza. Ci si accede con delle precauzioni che ogni ospedale ha messo a disposizione, ogni consultorio ha messo a disposizione. Nel caso in cui gli screening per le anomalie cromosomiche, se volete farli, dovessero indicare l'opportunità di fare una amniocentesi, una villocentesi, ecco, se ci fossero dei sintomi da Covid, una positività da Covid, si preferisce comunque posticipare gli interventi invasivi. Ma questo naturalmente interessa meno di una persona su 2000 oggi, quindi francamente, cioè, che ci sia la positività e la necessità di fare delle procedure invasive è veramente molto raro. Quindi, se siete in gravidanza, il vostro programma di controlli in ospedale e in consultorio deve rimanere uguale, e in effetti noi mettiamo, come tutti gli ospedali, a disposizione gli stessi ambulatori ostetrici che avevamo prima di questa pandemia. I sintomi cui prestare attenzione in gravidanza sono quelli che ormai abbiamo imparato a conoscere, li abbiamo sentiti tante volte alla televisione. Sono i sintomi che hanno a che fare con le vie aeree, anche le vie aeree superiori, quindi la gola irritata, la tosse irritativa. E in particolare questo virus può dare dei sintomi particolari, che sono la mancanza del gusto e la mancanza del senso degli odori. E questo è un segno molto particolare di questo virus. E naturalmente la febbre, che è quella che controlliamo tutte le volte che si accede appunto in un ospedale o in un luogo pubblico. Se avete uno di questi sintomi e siete in gravidanza, la cosa migliore è venire in pronto soccorso a fare un controllo. Di regola sono dovute, soprattutto nella stagione invernale, ad altre affezioni respiratorie, però è bene essere sicuri che non sia un'infezione da Covid, perché nel qual caso occorre che voi difendiate i vostri cari e non trasmettiate l'infezione anche a loro. E quindi, se avete questi sintomi, se li sentite, è bene venire in pronto soccorso. Se ormai si fanno i tamponi rapidi nei pronto soccorso ostetrici, quindi in poche ore o addirittura in pochi minuti avrete la risposta e sapete come comportarvi.